rifunzionalizzare una struttura che serve in due regioni, ricordiamolo, il Caracciolo serve l'Alto Molise e l'Alto Vastese. È dal 2017 che promettono servizi all'interno dell'ospedale, ma via via li stanno smantellando. È arrivata l'ora, in qualche modo, anche di destare i cittadini da quello che sembra ormai un torpore. I cittadini sembra che si siano abituati a questa condizione, ma io, noi, tutta la comunità assolutamente non possiamo accettare. Ecco, è una spesa anche per 4 mesi, ma soprattutto si potrebbe tenere in considerazione anche l'ipotesi di un istituto alberghiero, insomma di altre alternative. La cucina, ripeto, è stata l'ultima delle umiliazioni, perché spendere 35.000 euro per 4 mesi con un appalto che prevede solo il trasporto dei pasti, quindi stiamo pagando due volte sostanzialmente i pasti, è realmente una cosa indecente, anche perché insomma, a quanto pare, a detta degli stessi degenti, il cibo è immangiabile, arriva in una condizione che è praticamente immangiabile. Si poteva fare una convenzione con l'istituto alberghiero, si poteva assumere a tempo determinato qualche aiuto in più per i due pochi in servizio, ma addirittura bastava dare uno straordinario a chi già operava all'interno del Caracciolo per rimettere in funzione le cucine. Tutto questo non è stato fatto, è stata fatta una scelta contraria al piano di rientro. Spendere quattrini per avere un pessimo servizio per i cittadini, questo naturalmente non lo accetterò. Ho chiesto ad ASREM, ho mandato proprio ieri una nota, subito dopo il consiglio, una nota in cui ho chiesto una verifica ispettiva, quindi voglio che mi venga messo a disposizione del personale per svolgere la mia funzione di consigliere e andare a vedere quello che accade.